Il PowerPoint che vedrete, ovviamente non avremo tempo per analizzarlo nel dettaglio, ma verrà inviato come uno degli strumenti di lavoro a ciascun istituto della resistenza territoriale, per cui tutti gli insegnanti potranno, se lo riterranno, averlo e poterne usufruire. Allora, ovviamente non è questa la sede, né il momento di fare una lezione di storia del terrorismo. Proviamo a problematizzare il tema. Allora, ci sono dei problemi preliminari che sono quelli elencati e proviamo a capire il tipo di approccio che andrebbe utilizzato per parlare di un tema a dei ragazzi che mediamente ne sanno ben poco. Allora, la percezione delle giovani generazioni rispetto alla parola terrorismo, nella migliore delle ipotesi o nella stragrande maggioranza dei casi, riporta a due immagini. Abbiamo l'11 settembre e le drammatiche, una delle tante drammatiche immagini che tra web e televisione ci riportano al dramma del fondamentalismo islamico, dell'ISIS, le decapitazioni. C'è poi un immaginario collettivo attraverso le generazioni a cui aveva già accennato Enrico, per cui gli anni 70 sarebbero anni di piombo, quindi una connotazione complessivamente negativa. Il terrorismo in Italia viene sintetizzato da quell'immagine, il volto di Aldo Moro, prigioniero delle Brigate Rosse, con una conseguente rimozione di tutta una serie di fenomeni e di organizzazioni e di eventi legati a un terrorismo di matrice neofascista. Esiste un problema di linguaggio. Se facciamo un ragionamento sul fatto che chi darà la maturità, sosterrà la maturità quest'anno è nato mediamente nel 97, cioè ha fatto la terza media, ha preso la licenza media nel 2011, 10 anni dopo l'11 settembre, l'anno in cui è morto Bin Laden e nell'anno del 150° dell'Unità d'Italia. Calcolando che i ragazzi affrontano i temi di storia contemporanea solo in terza media, abbiamo a che fare con una generazione che ha nel proprio bagaglio culturale, nella propria memoria personale, dei concetti che sono totalmente diversi, anche dal punto di vista linguistico. Per i nostri ragazzi, PC, cellulare e SIM non significa quello che significavano negli anni 70. Per cui bisogna avere un approccio consapevole di strumenti che molti di noi, per ragioni generazionali, danno per scontati e acquisiti, ma che non lo sono più. C'è poi un problema riferito alla violenza politica. Siamo nella società post-ideologica, apparentemente pacificata, poi si può discutere se si tratta di pacificato o di omologata al pensiero unico, ma qua si aprirebbero dei discorsi che ci porterebbero lontani. Una società in cui però la conflittualità sociale è vista come spesso un elemento patologico, eversivo, potenzialmente eversivo. Mentre la storia ci insegna che la violenza politica è caratteristica di periodi di aspre conflittualità sociali ed economiche, politiche, dalle rivoluzioni alle lotte di liberazione, alle guerre civili. Certo, nelle società democratiche il concetto del monopolio dell'uso legittimo della violenza che attiene allo Stato escluderebbe in linea teorica un uso legittimo della violenza. Per cui il tema della violenza politica non è un tema da condannare eticamente, ma da considerare dal punto di vista storico, nel contesto in cui avviene. Perché esiste, è esistita anche una violenza di Stato, la nostra storia dell'Italia unita ci dice che è esistita anche questa. Per
o l'intervento repressivo, anche legittimo, non voglio dire dell'esercito, delle forze dell'ordine, da Bava Beccaris alla Diaz, ma anche il tollerare una manovalanza fiancheggiatrice, lo squadrismo fascista, la mafia Portella della Ginestra. Lo Stato si è comportato a volte in modo non indipendente rispetto all'uso, al tollerare l'uso di una certa violenza politica. Abbiamo dei dati che ci dicono che nella storia dell'Italia repubblicana abbiamo avuto 150 morti negli scontri di piazza tra il 46 e il 71 e abbiamo avuto un'impennata dalla strage di Piazza Fontana alla metà degli anni 80 degli atti di violenza quantificabili che hanno provocato quasi 500 morti e 1200 feriti. Questo significa che c'è anche un altro aspetto psicologico di cui tenere conto, il rispetto del dolore e delle vittime, che non può essere passato sotto silenzio in assoluto. C'è anche un altro dato quantitativo: se circa 7.000 persone sono state inquisite e processate per associazione sovversiva, banda armata, insurrezione contro lo Stato nell'arco di 10 anni, significa che si tratta di un fenomeno politico-sociale non marginale, relegabile o semplificabile sotto una categoria psichiatrica dei poveri pazzi isolati. No, questo è un dato quantitativo che significa che c'era un bacino di tolleranza, di approvazione, di complicità o di omertà ben più vasto, quindi un fenomeno sociale di una certa rilevanza anche quantitativa. E allora sono davvero anni di piombo, come ci riportano alla mente alcune delle immagini, sono sicuramente anche anni di piombo, però si è trattato anche di altro, fortunatamente, di una stagione di grande partecipazione e mobilitazione politica e sociale, di una socialità concreta e diffusa, non virtuale come quella a cui purtroppo sono abituati i ragazzi di oggi, a sinistra come nel mondo cattolico, ma anche di grandi conquiste politiche, sociali, civili che hanno consentito a questo paese di fare un salto in avanti nella modernità e nella laicizzazione. Alcune di queste conquiste che sono anche il frutto di quell'intensa mobilitazione sociale e politica sono elencate. Ma è stata un'epoca anche di grandi trasformazioni, di una grave crisi economica avviata con la crisi petrolifera del 73 e che si conclude con la sconfitta operaia alla Fiat del settembre 80, che segna una riconversione, ristrutturazione industriale pesantissima. Cambiano i consumi e i costumi. Noi siamo abituati a pensare al 1977 come all'anno in cui si registra uno dei picchi della violenza politica, un movimento violento, scontri di piazza quotidiani, ma è anche l'anno, se ci pensiamo, in cui esce nelle sale la febbre del sabato sera, per cui non tutti i ragazzi erano mobilitati e mobilitabili politicamente. No? Quindi un'epoca di grandi trasformazioni che non può essere ingabbiata in una definizione che è davvero troppo vincolante. C'è un contesto generale di cui tenere conto, che è quello della guerra fredda, perché alle logiche della guerra fredda risponde gran parte del dibattito politico dell'epoca. C'è un contesto di un paese, quello italiano, in profonda trasformazione, che ha conosciuto che esce dal boom economico,
che conosce livelli di scolarizzazione di massa sconosciute e di benessere diffuso sconosciute alle generazioni precedenti, sconvolgimenti sociali dovuti a movimenti migratori senza precedenti nella storia italiana, da est, dalla campagna alla città, da est a ovest, da sud a nord, oltre che verso l'estero, quali erano i flussi migratori tradizionali. Un quadro politico che, basta guardare i simboli, è assolutamente sconosciuto ai nostri ragazzi. Perché nessuna delle forze politiche che hanno governato o si sono rese protagoniste della cosiddetta Prima Repubblica, concetto che non mi piace ma così ci intendiamo, sono presenti nella memoria, nell'immaginario collettivo dei nostri ragazzi. Non ci sono più queste forze politiche. E c'è anche da inserire questo fenomeno nel cosiddetto lungo 68, in un processo internazionale di contestazione del sistema in senso lato, dell'autorità in senso lato, un fenomeno essenzialmente metropolitano che ha conosciuto nelle grandi città dove c'erano le fabbriche, dove c'erano le scuole, dove c'erano le università, dove c'erano luoghi di aggregazione, i punti più alti della conflittualità, ma che ha interessato molto marginalmente la nostra provincia. La provincia, i mille campanili italiani. Che in Italia un movimento che si può dividere in due fasi. C'è un movimento, una fase iniziale spontanea, in cui il protagonista è il movimento studentesco, e poi c'è l'organizzazione dei gruppi extraparlamentari che portano una pesante critica da sinistra a quella che erano le organizzazioni della sinistra storica, Partito Comunista essenzialmente e sindacato. In questo contesto, che non è facile capire, tantomeno spiegare in maniera chiara ai ragazzi che non hanno idea di cosa sia una società ad alta conflittualità sociale, in cui ogni giorno c'era uno sciopero, una manifestazione, un'occupazione, una lotta che si incrociavano e si sovrapponevano, in cui il sentirsi parte e partecipi di quelle lotte era un clima che si respirava. Oggi, al limite, si risolve tutta la propria tensione partecipativa con un mi piace o non mi piace su, con un clic più comodo, meno pericoloso forse. Ci sono dei dati quantitativi che danno corpo a quello che diceva già Enrico e che smontano uno dei luoghi comuni. Per quello abbiamo parlato di terrorismi declinato al plurale, non al singolare. Ci sono dei dati che vedono fino a metà degli anni 70 una prevalenza assoluta, questi sono dati del Ministero dell'Interno, di matrice di estrema destra neofascista eversiva nella responsabilità di atti di violenza politica, dal pestaggio alla strage in tutta la sua gamma. Solo dalla seconda metà degli anni 70 c'è un'inversione di tendenza e poi una caduta rapida, fortunatamente, e fisiologica, perché muta il clima nazionale e internazionale a partire dagli anni 80. Per cui anche quantitativamente è un discorso complesso e non così facilmente classificabile e identificabile in quel fotogramma drammatico della foto di Aldo Moro, prigioniero delle Brigate Rosse, o delle immagini della scorta di Aldo Moro uccisa in via Fani. E allora bisogna capire che c'era nel terrorismo di matrice neofascista un modello, così come c'era un'analisi per il terrorismo che si richiamava all'estrema sinistra.
Allora, il neofascismo aveva un modello che contestava la modernità, la violenza storicamente è uno strumento di affermazione del proprio progetto, e c'erano due strategie distinte. Da un lato lo stragismo, di cui ha già parlato Enrico, e c'era il golpismo. Io non so quanti dei nostri ragazzi sappiano che ci sono stati in Italia nel giro di 10 anni quantomeno 3 tentativi di colpo di Stato che hanno visto coinvolti, abbozzati, fermati prima, solo pianificati spesso, ma che hanno visto spesso protagonisti settori delle forze dell'ordine o uomini delle istituzioni. E c'è stato anche un golpe strisciante, quello della P2, che aveva deciso che era meglio, aveva capito che non era più necessario arrivare coi carri armati in piazza a occupare la sede della RAI, ma bastava occupare i centri dell'informazione controllando l'informazione. E forse questo ha avuto qualche risultato in più, ma è una... C'è la stagione dello stragismo che non ha avuto dal punto di vista delle sentenze passate in giudicato delle risposte chiare su esecutori e mandanti. Perché lo stragismo? Ma stiamo ragionando anche di un'Italia in cui c'è una crescente ondata di mobilitazione sociale. Il Partito Comunista è in ascesa elettorale ed organizzativa e di prestigio all'interno della società, ma siamo in un'Europa in cui, nelle logiche della guerra fredda, abbiamo tutto il bacino del Mediterraneo in mano a regimi neofascisti. C'è la Spagna di Franco, c'è il Portogallo di Salazar, ci sono i colonnelli in Grecia, per cui l'Italia rappresenta una sorta anche di anomalia in quel quadro. Per cui pensare a un golpe militare o reazionario in Italia era tutt'altro che una fobia alimentata solo dalla propaganda della sinistra. In più c'è il fatto che lo stragismo neofascista non viene rivendicato, perché suo scopo è proprio quello di creare la strategia della tensione. Tensione e paura, e ovviamente dal punto di vista psicologico, quando un popolo ha paura, semplifico, si butta a destra, direbbe Totò, ma diciamo che è più disponibile a rinunciare ad una parte dei propri diritti in cambio di una maggiore sicurezza. Questo è il quadro complessivo. E abbiamo dei dati che parlano di 150 morti e 551 feriti solo nei 4 eventi più noti e più tragici, da Piazza Fontana alla stazione di Bologna. A sinistra, il terrorismo di sinistra, cosa dice? Dice che compie un'analisi dal punto di vista dei sacri testi marxisti completamente sbagliata, perché parla di una classe dirigente in crisi irreversibile, quindi incapace di autoriformarsi. La consapevolezza, questo vero, che la sinistra storica, il Partito Comunista e il sindacato non hanno la minima intenzione di radicalizzare questa grande mobilitazione sociale e passare da, come si diceva, dalla lotta per il salario alla lotta per il potere. Non c'è questa disponibilità, c'è una ferma opposizione in difesa delle, visto dalla parte della sinistra extraparlamentare, in difesa delle sacre istituzioni, sì, ma in difesa delle istituzioni nate dalla lotta di resistenza e conquistate con la mobilitazione popolare. C'è una paura del golpe e quindi l'affermazione che occorre difendersi, essere disposti a difendersi. E poi c'è il salto in avanti, dice no, basta difendersi. Siccome c'è in Italia una reale disponibilità
a fare la rivoluzione, ma farla davvero, allora dobbiamo, alcuni pensano, ovviamente l'ho già premesso, prendendo una cantonata incredibile dal punto di vista della corretta analisi anche secondo il modello leninista, bisogna che delle avanguardie spingano il piede sull'acceleratore. Ci sono dei modelli di riferimento che sono la situazione internazionale, sono gli anni in cui il Vietnam vince sull'imperialismo americano, sono gli anni delle lotte anticoloniali, delle rivolte nei ghetti neri delle grandi metropoli statunitense. Sono momenti in cui, è una fase in cui ci sono altre esperienze di guerriglia urbana in Europa, in Germania con la RAF e in Francia con Action Directe, ma anche nel Sud America, si guarda molto al Sud America, non solo per i tentativi di Che Guevara che muore nel 67, ma per la realtà dei Tupamaros. E quindi c'è la convinzione che questo sia un modello importabile in Italia. Differenza rispetto al terrorismo di destra, quello dell'estrema sinistra colpisce non nel mucchio, non fa la strage, non usa il tritolo, non usa il plastico, ma colpisce quello che viene individuato come i simboli del potere, membri dell'istituzione, forze dell'ordine, organizzazioni economiche e sociali, dagli industriali ai magistrati, ai giornalisti. C'è una puntuale rivendicazione delle azioni, perché le azioni servono a dare credibilità a un progetto rivoluzionario nell'analisi di chi le compie. Ma c'è anche l'incapacità di comunicare, perché se andiamo a leggere i documenti prodotti dai gruppi terroristici, sicuramente erano incomprensibili alla gran parte anche degli studenti universitari, non parliamo dei delegati sindacali a cui loro teoricamente facevano riferimento, dicevano di voler rappresentare. Ci sono poi, detto questo, siccome il tema parla, invita a ricostruire uno o più episodi a seguire la cosa, e allora dobbiamo essere consapevoli che si tratta di una, quasi di una galassia di organizzazioni eversive, di cui solo noi ricordiamo probabilmente solo le più note, se guardiamo alle organizzazioni neofasciste, da Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, INAR, Terza Posizione, e a sinistra sembra che abbiamo fatto tutte le Brigate Rosse. In realtà l'organizzazione che ha avuto il maggior numero di indagati, pur avendo avuto un'attività che era pari a un terzo dal punto di vista della durata degli anni rispetto alle Brigate Rosse, è stata Prima Linea, di cui si parla molto poco, perché l'immaginario collettivo è rimasto fissato su via Fani, su via Caetani. Beh, è chiaro, è stato colpito l'attacco al cuore dello Stato, il simbolo del potere, evidente la cosa, ma il numero di vittime e la tipologia delle vittime, ragazzi di 19-20 anni, il metronotte ammazzato per rubargli una pistola, le due guardie carcerarie crivellate di colpo sotto le Nuove di Torino. Quindi non solo l'industriale, il potere identificato nel padrone, per semplificare, ma chiunque poteva diventare vittima solo perché non rispondeva a un progetto. C'era un manifesto diffuso dalla federazione, dall'allora Federazione del Partito Comunista Torinese, che secondo me rende l'idea e fa riflettere ancora oggi. Sparano alla divisa, ma dentro c'è un uomo. E quindi c'è questa divaricazione tra la consapevolezza del valore della vita umana, che viene stravolto dal fatto che quella vita umana in realtà non conta, perché esprime, simboleggia un contropotere che io voglio abbattere, un potere che voglio abbattere.
Bisognerebbe ragionare a lungo sulle origini, ma i ragazzi potranno farli, nella bibliografia fornita ci sono gli elementi per poter capire quali sono le diverse anime e le diverse culture politiche che generano le Brigate Rosse, perché c'è un insieme di anime, culture e di politiche diverse. C'è una società che obiettivamente a metà degli anni 70 vede quotidianamente scontri di piazza e violenze di piazza. Vede anche, e l'immagine in fondo a sinistra, in basso a sinistra, è un'immagine che è piuttosto famosa, quello è un poliziotto infiltrato, c'è stata una nota intervista rilasciata al Giorno dall'allora ministro degli interni, poi presidente della Repubblica Cossiga, che ha affermato chiaramente che era una delle strategie di risposta all'infiltrazione all'interno di manifestazioni di agenti sotto copertura. Prima linea abbiamo accennato, e c'è la risposta, da un lato c'è la risposta dello Stato, che è una risposta in parte repressiva, come era inevitabile, per cui la legge reale, le carceri speciali, ma anche la legge sui dissociati e i pentiti. Ma c'è anche una risposta che passa attraverso una serie di dibattiti politici che impediscono una deriva autoritaria che era possibile in quella situazione. E c'è soprattutto, se non c'è stata una deriva autoritaria, perché c'è stata una risposta delle istituzioni e della società civile. Il presidente Nino Boeti ha già citato il ruolo svolto dal Comitato Resistenza Costituzione. Ci sono migliaia di iniziative di sensibilizzazione, i consiglieri regionali che volantinano davanti alle fabbriche, davanti alla Fiat, per andare a cercare un dialogo che forse si è rallentato con la classe operaia, per contrastare le tentazioni terroristiche. Poi la mobilitazione della gente che scende in piazza regolarmente, riempie piazza San Carlo ogni volta che succede qualcosa. La foto in basso è in occasione dell'attentato contro Carlo Casalegno. Per cui la mobilitazione civile di alcune istituzioni che hanno rappresentato la parte sana dell'apparato statale hanno contribuito in modo decisivo, oltre alla mobilitazione delle organizzazioni sindacali e della sinistra storica, hanno impedito che quella stagione degenerasse in una svolta autoritaria. La fine, attraverso l'arresto dei primi pentiti, Patrizio Peci, Roberto Sandalo, i primi pentiti sono arrestati a Torino, quindi Torino è al centro di questa storia, Torino e il Piemonte sono al centro di questa storia. Io vengo da Asti, uno dei primi atti delle Brigate Rosse, il rapimento di Carlo Vallarino Gancia. La moglie di Renato Curcio, Margherita Cagol, viene uccisa nell'Acquese, quindi l'intero Piemonte, i primi arresti di prima linea sono nel Novarese, tutto il Piemonte è coinvolto e fa parte di questa storia. Chiudo, gli anni Ottanta sono davvero un altro mondo, perché muta il contesto sociale, economico, politico, nazionale ed internazionale. C'è il crollo della mobilitazione politica di piazza, c'è la sconfitta sindacale alla Fiat, che cambia i rapporti di forza nelle relazioni sindacali per sempre. Un calo di consensi al Partito Comunista. A livello internazionale vengono eletti la Thatcher e Reagan. Non c'è più il clima post-68esco che fa intravedere la possibilità di una rivoluzione internazionale. C'è la protesta di Solidarnosc, Danzica, i cantieri navali, quindi
si aprono le prime crepe nel muro e in Italia si afferma il craxismo, quindi un modello diverso, più un leaderismo decisionista che viene accettato, è un modo diverso di fare politica, che inaridisce anche il contesto sociale in cui quel fenomeno ha potuto svilupparsi e crescere. Alcuni consigli per la gestione di questa ricerca, che dovrebbe essere nelle nostre intenzioni davvero un'occasione importante per iniziare a sapere e capire, un primo passo in questa materia non ben conosciuta e spesso non trattata nei programmi. Ci sono in rete delle buone cronologie essenziali degli eventi, anche inserite nel contesto generale, e ci sono anche, per chi avesse tempo e voglia di andare a leggere o visionare, delle collazioni di documenti prodotti dalle organizzazioni terroristiche, perché è importante, senza alcun giustificazionismo, e ci mancherebbe, capire cosa spinge un ragazzo, cosa può aver spinto un ragazzo di 19 anni a lasciare la scuola e prendere una pistola, entrare in clandestinità e farsi ammazzare in un bar, come è capitato al bar dell'Angelo di Piazza Stampaglia. Un ragazzo di 19 anni, cioè all'età di mio figlio, se immagino mio figlio che non esce se non ha il computer e cellulare, vive attaccato, cioè siamo proprio. E allora capire, leggere anche, leggere le testimonianze, le autobiografie, che sono tutte, intendiamoci, autoassolutorie dei protagonisti dell'epoca, senza alcun elemento di autocritica vera, però può essere interessante per capire, perché la ricerca storica deve aiutare a capire. Poi il giudizio etico attiene a un altro elemento. Ci sono i saggi, alcuni sono diversi, sono indicati nella bibliografia. Consiglio anche la lettura di alcuni romanzi. Mi permetto di segnalare in particolare un romanzo di un amico che non c'è più, Luca Restello. Piove all'insù è ambientato a Torino, tra Torino e Monferrato, ed è un gran bel romanzo su quegli anni. E poi i film dagli anni di piombo, che ha dato la definizione a un decennio della Fontrotta, a, se devo scegliere un consiglio per gli acquisti, direi che La mia generazione, con uno splendido Silvio Orlando e Claudia Mendola, in questo confronto a due durante un viaggio di trasferimento, rendono per altrettanto, aiutano a capire, perché anche le immagini, anche la fiction, se ben fatta, può dare degli strumenti. E poi c'è il web, ma occhio ovviamente a prendere come oro colato ciò che scrive Wikipedia o qualsiasi altra cosa. Grazie.